arbitro Max Parker della Florida, i giudici Arthur Ellenson della Germania e Enzo Schiala con Eugen Grant del New Jersey, il supervisore dall'Inghilterra è Charlie Payne. E intanto attenzione perché Max Parker chiama l'intervento, ha un problema con i lacci delle scarpe dei secondi dello sfidante. Ha comunque subito un brutto gancio sinistro alle corde prima il rumeno. Ancora il sinistro tremendo del campione e mette a tappeto lo sfidante. Grandissimo sinistro, è partito, si è aperto la strada col destro e poi ha doppiato con il gancio sinistro tremendo. L'ha preso alla punta del mento preciso e è stato atterrato. Infatti Zivkovic ha nel gancio sinistro l'arma sua preferenziale. Ecco, ancora riprova. Prova ad aprire la strada col destro e poi riprova il sinistro, stavolta si muove bene sul tronco, schiva il colpo Zampir, era un altro treno in corsa questo. Si accende il combattimento dopo questo atterramento dello sfidante. Ha assorbito comunque bene, qui viene richiamato, c'è un richiamo ufficiale. C'è un richiamo ufficiale dell'arbitro Max Parker allo sfidante. Sì, per colpi dietro la nuca e anche per tenute forse. Sicuramente il richiamo ufficiale per colpo alla nuca. È stato mimato il movimento da Max Parker, intanto insiste, attenzione, viene richiamato ancora. Ecco, tiene con la mano sinistra la nuca di Zivkovic, è per questa ragione che l'ha richiamato. Dunque una ripresa nettamente in favore del campione che ha messo giù lo sfidante, ma attenzione perché Zampir sembra aver assorbito abbastanza bene quell'atterramento. Mi pare che dimostri lucidità e voglia di combattere, quindi sì, è ancora molto presente. Ancora il sinistro del campione, è arrivato ma è un buon incassatore Zampir, eh? Il problema è che quella mano destra, se non la tiene più alta, gli apre delle autostrade per entrare. Il gancio sinistro diventa pericoloso. E addirittura Parker. Questo è inspiegabile però. Per squalifica a 2 minuti e 40 del secondo round, a 20 secondi dal termine, Max Parker, l'arbitro americano, decreta assurdo la fine del combattimento e la conferma del campione in carica. Zivkovic, e Falcinelli ha espresso con questo termine. Mi pare che non c'erano le premesse per interrompere un match bellissimo. A livello professionistico si accettano ben più gravi scorrettezze e falli, quindi non capisco questa corsa a interrompere un confronto che poteva dare ancora spettacolo sicuro. Dunque si conferma campione dei pesi welter versione WBO intercontinentale il regista Gigio Luna. Per le riprese della squadra esterna, uno di Firenze ci ha riproposto una delle fasi salienti di questo combattimento, durato purtroppo soltanto 2 round. Ecco il sinistro che ha messo giù lo sfidante Christian Zampir. Dejan Zivkovic dunque al 10° match da professionista si conferma campione, la 9ª vittoria per lui, un giudizio volante anche di Bruno Arcari su questo combattimento, mentre vediamo la signora Rosanna Conti. Combattimento anomalo, perché secondo me l'arbitro, questi sono 2 professionisti, non 2 dilettanti, perciò avrebbe dovuto sopportare anche qualche scorrettezza. Ritengo che non è stato giusto aver detto, perché avrebbe dovuto, anche per lo spettacolo in se stesso, mandare avanti l'incontro, perché probabilmente Jugovic vinceva ugualmente prima del limite, però a questo punto qua ha fatto una delusione per il pubblico. Grazie, sono d'accordo ovviamente Arcari, Falcinelli, siamo un po' tutti d'accordo. Si conclude in pratica la serata organizzata da Rosanna Conti Gavini qui ad Arezzo al Pallacaselle. I prossimi impegni saranno il 4 luglio a Guastalla, il campionato mondiale WBU massimi leggeri, 12 riprese fra Marco Guidelli e John McLean, e poi il 23 luglio a Grosseto il campionato italiano dei pesi welter. Perna Barbante in programma, dunque si attende soltanto la proclamazione del vincitore, mentre Zivkovic saluta il pubblico.
per decisione dell'arbitro e squalifica dello sfidante Christian Zampier. Si conferma campione intercontinentale dei pesi welter sul ring di Arezzo. Dejan Sivkovic, la corona WBO viene consegnata ora dalla signora Rosanna Conti. Io ringrazio Franco Falcinelli per l'assistenza tecnica, ringrazio la squadra esterna 1 di Firenze, il regista Egidio Luna, e a tutti voi che ci avete seguito nel cuore della notte. L'appuntamento alle prossime riunioni pugilistiche sugli schermi Rai. A Franco Lauro grazie per l'attenzione, e a tutti auguro di una serena notte da Arezzo.